il mio primo ricordo di un'alluvione veramente molto devastante fu nel 1945, avevo allora 10 anni, e si sono trovati nel tempo delle soluzioni ma sempre un po' precarie, e oggi abbiamo la gioia di vedere invece una soluzione che personalmente ritengo definitiva. Esprimo la mia gioia, oltre alla mia riconoscenza, perché veramente passando sul ponte poco fa mi sono veramente emozionato. Viva il Ponte d'Ortella! Mi reputo onorato di aver potuto tagliare questo nastro, ma certamente il merito va a chi ha fatto in modo che questa opera si realizzasse. Quindi a nome di tutti gli inversenghi vi rivolgo a tutte le autorità e a tutti quelli che in qualche modo hanno collaborato per la riuscita, per la bella riuscita di questo ponte, il nostro grazie. Oggi più che mai la dimostrazione che il nostro ente ha le professionalità in grado di supportare il territorio e che il lavoro di squadra paga. Senz'altro, oggi è il momento di festa, un momento che corona tanti sforzi fatti all'interno degli uffici, quindi non l'ho detto prima perché non abbiamo avuto l'occasione, ma devo anche ringraziare tutto il pool della direzione lavori. Abbiamo messo insieme praticamente con sinergia con la regione che ha dato i finanziamenti, noi la parte diciamo tecnica di progetti di direzione lavori e il comune di Torre Pellice che chiaramente è stato responsabile attraverso sul suo capo tecnico del procedimento, una squadra che ha portato a questo risultato. Eravamo provincia di Torino quando è crollato il ponte nel 2011, siamo città metropolitana oggi, lo inauguriamo e come hai detto bene nell'intervento siamo al servizio del nostro territorio. Sì, nonostante una legge che ha sicuramente ridotto le nostre capacità operative sul territorio, la città metropolitana porta avanti le tradizioni della provincia di Torino con le proprie professionalità al servizio dei territori. Non è una cosa da facile, non è una cosa facile, chiedo scusa, soprattutto in un periodo come questo. L'impresa costruttrice è arrivata dalla provincia di Isernia, è un'altra delle dimostrazioni che l'Italia è lunga ma può collaborare bene. Assolutamente sì, poi è arrivata l'eccellenza, voglio dire, hanno lavorato molto molto bene in sinergia con il nostro ente, con i nostri tecnici e questo è il frutto, questo è il ponte che unisce. E voi avete fatto una cosa non da poco, avete dato lavoro qui. Certo, sì, come ho detto prima nell'intervento di anteinaugurazione, noi ci siamo trovati bene, il cantiere come già detto è durato circa 23 mesi, in questi 23 mesi ne abbiamo conosciute diverse di persone del posto, oltre che gli abitanti della frazione Inverso, torresi in genere, ma poi come lei mi ha detto nella sua domanda abbiamo investito anche su gente del posto e su mezzi del posto, su strutture del posto che onestamente ho trovato molto collaborative, molto fattive che ci hanno supportato e anche sopportato per la realizzazione di quest'opera che oggi viene alla luce.